Ciao a tutti. Allora, questa mattina facciamo qualche prova comparativa. Niente, assolutamente niente di scientifico, niente che possa, ahimè, aiutarvi a capire. Però, qualcosa serve anche a me capire. Io ho qua i miei archi e voglio capire quale configurazione mi permette di ottenere i massimi risultati col minimo dello sforzo. Ad esempio, io ho qua i miei archi, che sono il mio smart riser, quello nuovo, a cui ho montato i WinEWin MXT GW, che al mio allungo, questa è la configurazione che ho adoperato lo scorso anno all'aperto, non al chiuso. Al chiuso ho lo smart riser XM1. All'aperto, al mio allungo, che è questo, il mio allungo a 50 metri è questo qua. Al mio allungo con quest'arco alle dita, quindi lo sforzo che effettivamente faccio io è di 36 libbre. Quindi faccio uno sforzo di 36 libbre. Arrivo comodamente a 50, l'anno scorso arrivavo comodamente a 50 metri, ho fatto l'hunter field con questo arco, ho fatto i 50 metri, è andato bene. Non con questo smart drive, con quello precedente, ma le geometrie sono identiche. Poi proveremo a vedere al cronotachigrafo la velocità della freccia. Usiamo sempre la stessa freccia, io sono le frecce che uso nel 3D, sono delle VAP V1 800 con punta da 80 grani. Tutta la freccia pesa 227 grani. 227 grani questa freccia Cocca Easton, alette leggere, punta da 80 grani, è una VAP V1, 227 grani, quindi useremo la stessa freccia su tutti gli archi. Quindi useremo lo smart riser, vedremo la velocità dello smart riser in questa configurazione con i WinEWin è 36 libbre alle dita. Poi proveremo a montare gli UK al posto dei WinEWin, gli UK sempre con questo arco, con questa corda, con questa freccia, però gli UK alle dita, vedremo, sono 32 libbre, 4 libbre di meno, 4 libbre di meno, e vedremo cosa succede al cronotachigrafo. Sempre con lo stesso arco, stessa corda, stessa freccia. Poi per completezza di informazioni vedremo anche il Donadoni, il picchio testa rossa, questo al mio allungo, sempre con la freccia da 227 grani. Qui alle dita ho 30 libbre, 30,1, 30 libbre, 30 libbre al mio allungo. Alle dita ho uno sforzo di 30 libbre e vedremo il cronotachigrafo. Questo invece è il riser economico, praticamente un arco scuola che ho usato lo scorso anno con i flettenti sinusoid. È un arco che è economico, perché non costa caro, che per iniziare va benissimo, è l'arc della white feeder, quindi della penna bianca. E se lo proveremo sempre con questa freccia, con quest'arco sviluppo 35 libbre, quindi 35 libbre su quest'arco. Quindi cosa faremo? Proveremo lo smart riser con i WinEWin e 36 libbre, lo smart riser UK con 32 libbre, il picchio testa rossa con 30 libbre e il wide feeder con 35 libbre, ma lo vediamo volta per volta. Ok? Ci proviamo? Dai! Allora, accendiamo il nostro strumento,
lo settiamo per piedi al secondo e cominciamo con lo Smart Riser, e 36 libbre. Win Smart Riser, Win e Win e 36 libbre. ...209 piedi al secondo. Riproviamo. ...208, facciamo la media, ancora una. 210. Win e win, Smart Riser, 210 piedi al secondo. Ora proviamo il wide feeder con i flettenti sinusoid, qua sviluppiamo 35 libbre, questo è l'arco che ho usato lo scorso anno. 215 piedi al secondo. Vabbè, il sinusoid lo sappiamo, non vanno male, Proviamo. 218. 213. Diciamo, facciamo una media di 215. Quindi abbiamo detto, ricapitolato, Win e win con 36 libbre, win e win, 36 libbre, 210 piedi al secondo. Wide feeder con sinusoid, 215 con 35 libbre, 215 piedi al secondo con 35 libbre. Quindi ora proviamo il testa rossa, il picchio testa rossa, che ha 30 libbre, quindi un 60 pollici con 30 libbre alle dita. E vediamo che succede. Sempre con la nostra freccia da 227 gradi. ...206 piedi al secondo con 30 libbre. Ah, ma ne vedremo delle belle. 203. 206. Quindi possiamo dire 205 di media. 205 di media con 30 libbre, sempre con la stessa freccia. La corda influisce poco, praticamente le corde sono tutte uguali. Ma quello che, ripeto, non voglio che ci sia niente di scientifico, non voglio creare un modello matematico legato a questo, ma voglio che scaturisca l'opportunità di scegliere il giusto compromesso potenza-performance.
Quindi io voglio ottenere il massimo risultato, e io sono, come me ce ne sono tanti altri, non siamo tutti atleti forgiati, siamo persone anche anziane, quindi noi vogliamo ottenere il massimo, la massima performance col minimo sforzo. Massima performance col minimo sforzo. Dove andiamo a cadere? Che succede? Perlomeno che succede a me. Io non dico che il mio sarà un modello, non lo dico questo, non lo dico assolutamente. Però i miei archi, dove ho convenienza a utilizzare per avere massima performance e minimo sforzo, lo vediamo. Quindi possiamo dire che con il picchio testa rossa abbiamo 30 libbre e 205 piedi al secondo. E lo segniamo. Ora per ultimo proviamo lo Smart Riser, però li montiamo al posto dei Win 36 libbre effettive al mio allungo, gli impontiamo gli UK e vediamo cosa succede. Eccomi qua, eccoci. Abbiamo gli UK, questo è il modello top di gamma, sono l'SX Plus, sono diciamo relativamente costosi perché sono in linea comunque con tutti i top di gamma delle varie marche. Però ho voluto provare questi per avere un libraggio inferiore, non riesco ad allenarmi con per tirare con 36 libbre con continuità, e ho voluto provare questi flettenti, sono dei 66-34 e che al mio allungo mi danno 32 libbre, 32-32,2 per l'esattezza. E vediamo, poi ne parliamo, ho già fatto delle prove all'aperto e vediamo cosa poi è successo, ma vediamo al cronotachigrafo che succede con questi flettenti, sempre con la stessa freccia, con lo stesso peso di freccia. A rifare. Infatti probabilmente c'era un errore, facciamo le tre misurazioni, 205 è più attendibile. Siamo sempre piedi al secondo, si è controllato 201. Facciamo una media. Duecentotré, duecentoquattro. Duecentodue. Facciamo 203 per difetto. 203 di media. Per difetto, 203-204 per difetto, e proviamo a segnare, vediamo cosa effettivamente salta fuori. Allora, con 32 libbre ho 203 piedi al secondo. Allora, ricapitoliamo. Allora, possiamo ricapitolare velocemente quello che è successo. Abbiamo tirato con i Win MXT con 36 libbre e abbiamo ottenuto 215 piedi al secondo. Abbiamo tirato con i Sinusoide e abbiamo ottenuto 215 piedi al secondo, però con 35 libbre. Quindi diciamo che tra Win 36 libbre
e sinusoide 35 libbre, vincono la grande i sinusoide. Di sicuro sono molto veloci e vanno molto bene. Dopodiché abbiamo provato il picchio Testarossa con 30 libbre, abbiamo ottenuto 205 piedi al secondo. Poi abbiamo montato Yuka sullo Smart Riser e abbiamo ottenuto una media di 203 piedi al secondo, ma con 32 libbre. Se noi proviamo a fare un indice velocemente, ma non è altamente scientifico, ma possiamo tranquillamente provare a fare un indice per capire il rapporto performance sforzo che noi facciamo. Con il win-win abbiamo un indice di 210 diviso 36, abbiamo 5,8 e lo segniamo, 5,8 di indice. Con il sinusoide abbiamo 215 diviso 35, 6,2 di indice. Con il picchio Testarossa abbiamo 205 diviso 30, 6,8. Con il Yuka 203 diviso 32, 6,4. Allora, da cosa deduciamo da questo? Beh, intanto che effettivamente la grande sorpresa è sul picchio Testarossa, che effettivamente con un arco da 60 pollici c'era da aspettarsi di avere questa grande velocità in uscita. Ovviamente bisogna valutare poi la performance della rosata, specialmente alle lunghe distanze. Quindi va valutata anche questa condizione. Con il sinusoide e l'arco economico, l'impugnatura economica, non mi aspettavo niente di meglio. È un arco che anche questo, un arco da l'impugnatura da 23 pollici, i flettenti sono da 68, quindi anche qua abbiamo 66 pollici. Quindi abbiamo tutto sommato una buona attendibilità e comunque l'indice di performance, l'indice non scientifico, è di 6,2, quindi superiore addirittura ai Guinewheel. Ma quello che mi ha stupito ovviamente è il picchio Testarossa, che un indice di 6,8, quindi 205 piedi al secondo con 30 libbre, sono veramente tanti. E questo è un ottimo arco, diciamo, da 3D, però non senza superare i 30 metri. Forse dopo effettivamente si potrebbe aprire molto la rosata. Ma il top veramente che mi ha veramente colpito tantissimo è l'utilizzo con Yuka. Yuka effettivamente è quello che si racconta in giro, alla fine poi è effettivamente vero. Con 32 libbre io sotto cocca arrivo tranquillamente a 50 metri e chiudo la rosata. Quindi anche a 50 metri con 32 libbre ho effettivamente una ottima rosata, e per le mie capacità ovviamente, però ieri per esempio ho contato velocemente, era forse la seconda volta che tiravo a 50 metri, quindi ho contato 72 frecce e ho contato 635 punti, quindi tutto sommato con 32 libbre, teniamo conto che le prove le ho fatte sotto cocca, quindi 32 libbre. E quindi alla fine sono soddisfatto. I buoni risultati li ho ottenuti anche con win e sinusoide, niente da dire. Nel 3D quest'anno voglio utilizzare il picchio Testarossa, sia nelle gare Fitargo che nelle gare Fidask, e vediamo che succede. Alla fine utilizzerò questa configurazione, quindi UK 32 libbre
per i 50 metri e l'altra field, e vediamo anche lì. Invecchiando sono riuscito comunque ad avere una buona performance senza andarmi a cercare molte libre per poter arrivare a 50 metri e per poter ottenere risultati. Riesco comunque ad ottenere una buona rosata, la stessa che avevo l'anno scorso, anche con questi flettenti e meno libre. Quindi cosa abbiamo scaturito da tutto questo? Niente, non abbiamo scaturito niente. Abbiamo visto e possiamo fare questi test per capire quando è necessario avere più libre e quando è necessario non averle, quando è inutile avere più libre. Teniamo sempre conto che il cronotachigrafo ha la sua importanza per uscire dalla freccia, però bisogna fare molta attenzione che le rosate poi si chiudano, cioè che io poi tiro 6 frecce e le 6 frecce vadano tutte insieme, e non che ho 250 piedi al secondo ma a 30 metri ho la rosata di 1 metro, che le frecce se ne vanno dappertutto. Quindi sempre tutto deve essere rapportato ad avere un buon rapporto rosata performance, ok? E anche per quanto riguarda il peso della freccia, anche lì dobbiamo diminuire al massimo il peso, specialmente per quanto riguarda il 3D. Io l'ho fatto, ho trovato le VAP V1 800 che mi vanno benissimo nel 3D, però con la punta a 80 grani, perché vedo se metto la punta a 70 grani la rosata si apre. A me succede, quindi vi invito comunque a fare delle prove comparative su questo fatto. Riguardatevi il video e vedete e fate le vostre valutazioni sul libra piedi al secondo, e vedete che poi alla fine tante libre forse non sono convenienti per ottenere dei buoni risultati, forse bastano anche meno libre, ma scegliendo i prodotti giusti, ok? Ricordatevi il libro, ricordatevi di iscrivervi al canale, schiacciare sulla campanella e commentate pure, io rispondo sempre a tutti.